sono iscritto all'inizio sinceramente per gioco, perché era impensabile nella mia situazione all'epoca pensare di frequentare un corso di così tante ore, di così tanto impegno di tempo. Avevo appena abbandonato il mio vecchio mestiere di calligrafo, un mestiere che sostituisce al giorno di oggi il mestiere del grafico e di chi realizza lì le insegne luminose, queste cose qua, ed era un mestiere molto manuale. Questo lavoro qua, pian pianino, con l'avanzamento della tecnologia, è diventato un lavoro di grafica, cosa che non mi piaceva più, e così è stata la coincidenza col fatto dell'arrivo in Italia. Pensavo di starci 2 mesi, in realtà poi le cose andavano bene, a scuola mi divertivo, avevo qualche commissioncina di mosaico e sono riuscito a finire il corso. Subito dopo, un po' perché mi piaceva non sottomettermi a delle regole di qualcun altro, un po' perché dovevo, mi sono messo direttamente in lavoro autonomo, così che ho iniziato a lavorare per conto mio, un piccolissimo laboratorio, un stanzino nella periferia di Udine. E via, così dopo 2 anni mi sono stabilito in questo piccolo posto nel centro di Udine, che ci offre, diciamo, a me e a Laura una possibilità di approccio molto forte, sì, con la gente direttamente, no? Cioè il fatto di avere un negozio aperto fa sì che hai un confronto continuato ogni giorno con le persone che entrano, ti fanno le riflessioni sul mosaico, cosa ne pensano, e nello stesso tempo noi cerchiamo di diffondere quello che è il mosaico contemporaneo, che purtroppo anche qua in Italia tanta gente non lo conosce a fondo, no? Perché pensando, quando si dice mosaico, si pensa sempre alle cose tradizionali e classiche. E oltre a questo posto abbiamo uno spazio in co-working con altri ragazzi, dove c'è una cooperativa che si occupa di immagine, grafica, ma anche altri eventi, progetti nel campo dell'arte e non solo. Vi è un arricchimento continuo. Lavorando nello stesso posto, hai a disposizione di continuo dei pareri, degli aiuti, interventi di questa squadra, non per forza di cose che lavorano sullo stesso progetto, ma si confronta ogni giorno su quello che si sta facendo. Sì, dopo diciamo che ognuno di noi comunque porta avanti la sua ricerca, magari nel mosaico contemporaneo, comunque il suo percorso strettamente artistico. E mentre per tante altre cose, cioè tutto quello che facciamo, cerchiamo di seguirlo insieme, di completarci, insomma, un po' anche chi segue più l'aspetto di anche di spiegare quello che facciamo, il valore, come viene realizzato, con una cosa scritta. Sì, quindi un materiale quindi informativo tutto... che spiega che cos'è il prodotto e come viene fatto. Sì. E io penso che questo, almeno perché per me, è quello che mi commuove del mosaico, no? Il fatto di pensare alle ore che uno ci vive dietro. Quindi questa attenzione generale a tutto quello che sta attorno, a quello che fai, è un valore, insomma, in più. Questa tecnica andrebbe contaminata sia con lo stile di vita moderno, ma anche con lo stile dell'arte contemporanea, cosa che è della quale siamo fatti una missione. Poi è anche bello comunque dare la possibilità alle persone di poter prendere un qualcosa che piace, di prendere un mosaico, perché se è di piccole dimensioni ha comunque un prezzo più contenuto e diventa una cosa più popolare nel senso buono del termine. Nel senso che non è che io devo essere il riccone che ha la possibilità, la villa per fare un mosaico enorme e costoso. Ma questo a nostro avviso fa sì anche che diffonde sempre l'arte contemporanea, sì, l'arte del mosaico contemporaneo, no? Il fatto che sia accessibile, che non sia solo un qualcosa riservato a pochi.